Mi sono innamorato di te, perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcuno da sognare. Mi sono innamorato di te, perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlarti dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Ora che avrei mille cose da dire, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento di averti incontrato, la notte ti vengo a cercare. Che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Grazie, 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 grazie. Allora, 2 minuti per salutare qualche persona. Intanto c'è il signor Tullo che tutti gli anni da Campobasso viene ed è diventato ormai un habitué. Diciamo che la prima prenotazione è sempre da lui, viene da Campobasso, la cosa ci fa enormemente piacere. Poi sono arrivate altre persone, saluto l'altra collega Mimina Ricci con tutta la famiglia, mi fa molto piacere vedervi, Adele, neofita nel settore scolastico, è diventata anche lei nostra collega da un po'. Poi è arrivato Armando,
che si è seduto a fianco a un nostro carissimo e affezionatissimo amico che è Mario Sambrotta, che se non c'è Mario le nostre manifestazioni non possono iniziare nella maniera più assoluta. Saluto anche le mie colleghe là in fondo che mi sopportano durante l'anno e pure la domenica e il sabato decidono di stare con me, grazie. E poi i ragazzi che sono venuti qui, sono seduti vicino alla musica. Ci fa molto piacere avervi con noi e speriamo che sia anche questo l'inizio di una collaborazione. Come vedete sulla brochure, per chi ce l'ha in mano, ci sono varie aziende che ci hanno aiutato a realizzare la manifestazione. Tienimenti Greco è il primo, poi c'è Valerio che ci ha dato un rosso che assaggerete durante la serata e poi una serie di aziende che hanno fornito, come vedete, tutti gli assaggini, tra cui assaggeremo poi i salumi, i formaggi di Dinucci, ed è anche con noi Serena Dinucci in rappresentanza della famiglia, i formaggi di Pasquo, e poi faremo un elenco di tutti coloro che hanno partecipato in qualche modo a questa festa. Roberto, ah, c'è anche Gabriele, quindi adesso anche Gabriele. Sì. Buonasera a tutti, io approfitto, evidentemente non riesco a stare lontano da chi suona, purtroppo. In questo caso sono due grandissimi amici, quindi. Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. E Irene al quarto piano è lì tranquilla, si guarda nello specchio, accende un'altra sigaretta. E di Marlene è bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi, e tutti pensarono dietro il cappello, lo sposo impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa. Non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole poco a poco si avvicina. E Cesare perduto nella pioggia sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì a bagnarsi ancora un po', entrando mezzanotte se ne va, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, e i pazzi siete voi, a tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti e i gatti girano nel sole, mentre il sole
l'amore con la luna. E il mendicante arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna. Non ti chiede mai pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, ti do lo sposo e poi tutti pensarono dietro i cappelli, lo sposo impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che sembra. Grazie amici. Grazie Bruno.